Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Non è certo uno stadio che richiede ulteriori presentazioni. Ogni vero appassionato di calcio non può che rimanere affascinato da quei sediolini rossi, da cui migliaia... Ottima esecuzione, ed ecco che arriva la replica. Due club di prestigio, uno di fronte all'altro. Quando un amichevole diventa spettacolo. Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi accorsi allo stadio. Eccoci, si comincia. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Io credo che il centrocampo sia decisivo oggi, in particolare João Moutinho, un playmaker intelligente e maturo che ama muoversi tra le linee e giocare la palla negli spazi. Secondo me oggi potrà fare grandi cose. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. João Moutinho. Bernardo Silva è arrivato sul pallone ma non riesce a metterla dentro. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Occhio alla e il portiere dice di no. Ottima la parata del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Incornata! Che parata! Certo, non un intervento di routine. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Possibilità di tiro! Immobile! Buono lo stop e il tiro di prima intenzione, purtroppo non ha trovato il gol. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Bastoni. Danilo Pereira. Il Portogallo sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo li pressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad Tiro! Ha colpito con grande rapidità. Bernardo Silva è andato subito al tiro. Lasciargli questa libertà però significa correre un rischio enorme. Bastoni. Pellegrini. Insigne. Cross. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Barella. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è la palla lunga, in avanti. Attenzione al tiro! E c'è il gol d'Italia! Prima rete per l'Italia! Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto.
Si ricomincia dall'1-0. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Bell'anticipo, pericolo sventato. Pepe. Un solo gol a referto, fino ad ora è cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Guerreiro. Immobile! Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Jorginho. Pallone lungo, in verticale. Può cercare il taglio in mezzo. Jorginho. Occhio al tiro! La toglie dalla porta! Allontana il pericolo. Ecco l'arbitro che ha dato il vantaggio, ma adesso dà anche il giallo. Ecco il cross. Bonucci, di forza. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Di Lorenzo. Insigne. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. C'è spazio per calciare. Deve buttare dentro un cross. L'appoggia sulla fascia. Cerca lo spunto. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! E sì, trova la rete. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. L'Italia ci ha fatto vedere una bellissima azione. Gli avversari non hanno potuto far nulla di fronte alla loro rapidità. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Come ti sono sembrati questi 45 minuti? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0 vanno così all'intervallo. Vedremo se troveranno la forza per reagire. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Da lì può segnare. Errore qui, pallone sprecato. Bastoni, Bastoni. Prova la fondo sulla destra. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. E trova il compagno. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Allarga il gioco a destra. Riceve in ottima posizione. Cross tagliato al centro dell'area. Guerreiro sul pallone. João Moutinho. Bruno Fernandes. Vediamo se può capitalizzare. Riceve il passaggio. Guerreiro. La gioca in area. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. Lorenzo Insigne. Recupera un buon pallone, manco fosse un difensore. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Gioca una palla lunga. Libera tempestivamente. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso.
Lancia il pallone in avanti. Niente da fare, non passa. Decidono di giocarla all'indietro. Bruno Fernandes riceve un pallone interessante. Immobile. Parata di Donnarumma. Ha messo alla prova il portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. È evidente che in questa fase vogliono ridurre gli spazi disponibili in attacco. La difesa prova a limitare in tutti i modi possibili chi ha già dimostrato di saper segnare. Quando si è in tale stato di forma, è naturale ricevere un trattamento speciale dalla difesa avversaria. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Se ne va. Lorenzo al volo. Buono comunque il riflesso sul cross. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Bastoni. Prova la giocata di misura. Jorginho, grande intuizione la sua. Pellegrini non è riuscito a trovare la conclusione su un passaggio interessante. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Immobile. Nello spazio cerca l'idea. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Ci ha provato. Non è riuscito a servire bene il compagno però. Chiesa. Bastoni. Ha spazio per affondare. Chiesa. Chance per tirare. E potevano portarsi sul 3-0. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare 3 gol. Bruno Fernandes. L'Italia è ancora in vantaggio per 2-0 e non manca molto alla fine. Prova la conclusione. Il pallone è dentro. Ci aspetta un finale intensissimo dopo questo gol. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. E ora è tutto di nuovo possibile. Davvero un gran finale. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Jorginho. La gioca sulla destra. Chiesa. Il suo pallone è morbido. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. La vittoria è nelle loro mani. Aspettano solo il fischio dell'arbitro. Jorginho. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Una grande battaglia, molti gol, un margine minimo ma decisivo. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Io credo, Fabio, che il risultato alla fine sia giusto. Hanno dimostrato di avere più voglia di vincere degli avversari e ce l'hanno fatta. È finito il tempo a nostra disposizione.